le gommine. Inizialmente come biblioteca, poi pian piano abbiamo voluto far conoscere il patrimonio che era anche, era, oltre che importante, ragguardevole della Pinacoteca, e poi da una certa data in poi si è voluto non soltanto essere un luogo così di conservazione, di tutela del passato, di conoscenza del passato, ma anche un luogo di produzione culturale. Ecco, qui è stato un po' il salto di qualità, a nostro parere, perché anche noi vogliamo avere, dire qualcosa nel campo della cultura, e quindi come luogo di produzione culturale bisogna appunto ripensare un attimo anche a quella che è le manifestazioni artistiche del contemporaneo. E penso che anche attraverso anche la Chiara Bertola, che è nata qui in Querini e che adesso ha assunto anche un ruolo anche importante a Milano con l'Hangar della Bicocca, quindi che continua a operare da noi e che in qualche modo presta la sua anche così conoscenza professionale per garantirci quella qualità di anche di eventi, di installazioni, eccetera, di conoscenza anche di tutto un mondo che è quello dell'arte contemporanea, che non è facile e non è un qualcosa che sia per tutti molto comprensibile, va un po' conosciuto, va anche così in qualche modo accompagnata per essere meglio compreso, e quindi anche un po' la nostra vocazione anche è quella di far conoscere sempre di più questo aspetto dell'arte, che è un po' il mondo del futuro, insomma.